Il nostro viaggio in Molise torna a Castelmauro per seguire insieme a voi un pellegrinaggio molto speciale. Per la prima volta, infatti, il paese ha accolto l'urna che contiene il corpo di San Gabriele della Dolorata, una profonda devozione da parte della comunità di Castelmauro verso il santo del sorriso, il santo dei giovani. Intensi preparativi che hanno accompagnato questi 3 giorni. Allora restate con noi per vivere insieme a noi le emozioni di questo pellegrinaggio. Voi siete devote di San Gabriele? Sì, devote vuol dire tanto, adesso vuol dire che ci siamo fermati, sembra che non è, adesso abbiamo avuto una gioia, vuol dire questi giorni. Voi cosa rappresenta questa giornata, questi giorni qui a Castelmauro? Bene, bene, una festa, una cosa, è stato troppo bello, vuol dire, la cosa che hanno fatto. Non così bella, sì. Voi arrivate da Palata? Sì, sono di Palata, siamo venuti a onorare San Gabriele. Palata sono 53 anni che fa il pullman, tutti gli anni agosto si va a San Gabriele. Isola del Gran Sasso. Proprio a San Gabriele, l'isola del Gran Sasso. Siamo a onorare questo santo che siamo tante devote. Cosa vi lega proprio a San Gabriele? Cosa vi ha colpito di più della sua vita, dei suoi insegnamenti? La sua vita, perché è morto da giovane, ha fatto tanti tanti miracoli, che l'abbiamo, come dire, come se l'abbiamo vissuti anche noi, questi miracoli. Ecco, perciò sono devota tanto a questo santo. Walter, voi arrivate da Acquaviva? Sì, da Acquaviva, un paese qui vicino a 7 km. E sono tantissimi anni che si organizza il pellegrinaggio insieme, l'ultima domenica di agosto, proprio a Isola del Gran Sasso, con Castelmauro. Quindi Acquaviva e Castelmauro sono più di 50 anni proprio che vanno insieme. Adesso ultimamente l'abbiamo ripresa io e Costantino e portiamo l'offertorio, organizziamo bene, ci teniamo molto a San Gabriele. Sono dei momenti molto coinvolgenti. Sì, sì, è bellissimo. Noi quando si parla di San Gabriele ci piace tantissimo, insomma, adesso specialmente che abbiamo avuto questo onore che viene a Castelmauro, proprio è un'emozione forte forte. Tra l'altro il santo del sorriso, il santo dei giovani. Sì, specialmente in questo periodo che comunque c'è bisogno che San Gabriele aiuti tutti i giovani, aiuti le famiglie, aiuti i nostri popoli qui. E non possiamo dimenticare anche le persone anziane che comunque prima andavano a San Gabriele con tanto amore e tanta devozione, forse molto più forte di quella che c'è oggi. Una grande attesa per accogliere San Gabriele qui a Castelmauro. Senz'altro, sì. Siamo tanto lì e contenti di essere in mezzo a noi. Sono 2 o 3 giorni, sì. Tanta emozione. Sì, tanta emozione, sì. Tanto preparativo, festeggiamento, tante accoglienze da tutto il popolo, anche dei paesi qui vicini. Siete preparati nella preghiera con grande spiritualità? Sì, 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 sì. Tutto, tutto su di tutto. Tanta emozione? Molta, molta emozione. È la prima volta che viene San Gabriele, tutto il paese ne risente, i paesi vicino, tutti. Molta emozione perché è la prima volta che viene questo santo, siamo tutti contenti e d'accordo che viene. Come vi siete preparati in questi giorni? Ci sono state le preghiere in chiesa? In chiesa, tanta gioia, hai visto quante contentezze i bambini, siamo tutti contenti che arriva, è stata questa settimana così bella. Sì. Una grande attesa. Siamo contenti che in arrivo di San Gabriele in mezzo a noi. Questa è la gioia di tutto il paese. Tutta la comunità vediamo ha risposto a questa giornata. Siete in tanti? Sì, 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 siamo in tanti. Allora siete emozionati? Sì, siamo molto emozionati. Questa settimana siamo preparati con il padre Pino al centro sociale. Siamo divertiti molto. Molto emozionati, questa settimana ci siamo molto preparati per questo evento molto importante in tutta Italia che porterà molta gioia tra noi e anche dalle altre parti. Noi siamo molto emozionati, ci siamo preparati tantissimo in questa settimana, con soprattutto dei canti, e domenica abbiamo fatto una grande sfilata, siamo andati fino alla chiesa. Allora in questi giorni come vi siete preparati anche durante il catechismo, cosa avete fatto? I canti, abbiamo visto i film, un film, abbiamo visto le foto di San Gabriele,
Cosa vi ha colpito della vita di San Gabriele? Ci ha colpito, era un santo molto giovane, un santo giovane. A me mi ha colpito quando è diventato frate, perché là è stato un momento bello, importante, pure quando aiuta la gente ammalato e aiuta a tutti San Gabriele. E mentre ci prepariamo ad accogliere l'urna che contiene il corpo di San Gabriele, incontriamo padre Pino Simeone. Vediamo la comunità ha risposto con grande entusiasmo a questo momento. È vero, sì, abbiamo fatto una settimana di preparazione, ma abbiamo trovato una comunità che era già ben preparata per questo evento. Sentono molto questa presenza che sta arrivando, per cui abbiamo trovato una bella risposta, una sopra ogni aspettativa, diciamo. Lei è un padre passionista, secondo lei qual è il messaggio più forte che è riuscito a trasmettere e continua a trasmettere San Gabriele? Beh, credo che sia quello della semplicità, è il santo dei giovani, il santo del sorriso, è quello proprio di far diventare straordinarie le cose ordinarie della vita. Credo che uno dei grandi segreti di San Gabriele, della santità di San Gabriele, sia proprio questa, cercare di mettere Cristo al centro della propria vita partendo dalle piccole cose. Voi siete catechisti della parrocchia, in questi giorni come vi siete preparati, organizzati per questo momento? Sì, catechisti della parrocchia, ma questa settimana diciamo che è stata un pochettino guidata da Padre Pino, e lui che ha movimentato la settimana, nel senso che ha organizzato gli incontri con le diverse classi, dai bambini delle elementari, i bambini poi i ragazzi delle scuole medie, fino ad arrivare ai giovani. E preghiere imparate, canti nuovi, inno a San Gabriele e tante attività proprio anche di divertimento e di intrattenimento. Sì, come dice la signora, abbiamo fatto tutto questo in una settimana che ci ha preparati all'arrivo di San Gabriele e diciamo che ci siamo divertiti perché è stato molto, diciamo, molto divertente nel guidarci a preparare questi bambini nelle canzoni, nei giochi e anche, diciamo, nella preghiera. I bambini sono gioiosi di per sé, lo sappiamo, però nel momento in cui arriva un frate che porta tanta allegria, ovviamente loro aumentano ancora di più il loro modo di essere gioiosi, e questo a noi sicuramente fa piacere. Speriamo di continuare in questa direzione. Allora, in questi giorni come vi siete preparati? Abbiamo fatto dei canti, abbiamo pregato, abbiamo visto dei film, abbiamo visto delle immagini di San Gabriele. E la sua vita. E cosa vi ha colpito della vita di San Gabriele? Nato, che la mamma dopo un po' è morta, e poi lui era malato, dopo che è morta la mamma si è ammalato e poi si è fatto santo. Il suo impegno? Sì. Incontriamo Don Antonio D'Aulerio, parroco di Castelmauro. La comunità ha risposto numerosa a questo appuntamento. Sì, certo, risponde sempre molto numerosa in questi momenti di fede e di devozione veramente profonda, anche perché la devozione per San Gabriele ormai è da decenni, per non dire forse da secoli, qui a Castelmauro, che poi è andato sempre più aumentando, sempre più ingrandendosi, sempre più sentita, insomma, per cui ogni anno i pellegrinaggi partono da questa comunità verso il santuario, per cui una grande gioia, ecco, avere questa possibilità di avere l'urna qui in comunità. Un ponte di spiritualità. Certo, sono momenti forti per la spiritualità paesana, comunitaria, parrocchiale, perché in queste occasioni poi con una evangelizzazione, con una catechesi appropriata, noi abbiamo la possibilità di approfondire la fede, quella fede che è stata cammino sincero, profondo per i santi che ci hanno preceduti come peccatori, ma peccatori in cammino. Ecco la definizione del santo: il santo è il peccatore in cammino. Questo è importante tenere presente, essere sempre peccatori ma sempre in cammino verso la santità.
E da Castelmauro si conclude il primo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato al pellegrinaggio dell'urna che contiene il corpo di San Gabriele in paese. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96 e anche nel Lazio, compresa Roma, sul canale 749. C'è un secondo?